oggi, questo qua è un nuovissimo video sul mio canale. Questo qua è un video che sarà, spero che sarà divertente, anche se in teoria non dovrebbe essere divertente, perché è un video tag che mi ha taggato il grandissimo GTF Mitino, che è una persona che stimo moltissimo, che nonostante abbia un sacco di iscritti mi caga lo stesso. Quindi grazie Mitino per avermi taggato, e in questo video vi dovrò rispondere, diciamo, a 15 domande su Joele, non su Joe, diciamo sulla mia passione, diciamo il nerding estremo che faccio i pomeriggi. E nulla, passiamo direttamente alle domande. Oggi siamo su Ghost PS4, visto che io gioco principalmente PS4, la Xbox accendo ogni tanto giusto per registrare qualche video su Black Ops 2 per voi, ma io principalmente gioco su PS4. Se volete aggiungervi, aggiungete Joe8. Allora, partiamo subito con le domande. Non ci ho voglia sinceramente di mettere lo screen della domanda e rispondere semplicemente alla domanda, quindi ve le leggerò anche le domande. La prima domanda è: a quanti anni hai iniziato a usare il PC? Io già da più o meno, già da 6-7 anni iniziavo a farmi i segotti, le zaganelle, quindi io non ho da 6-7 anni che apro i porno. No, vabbè, comunque, sinceramente non lo so. Non lo so, veramente. Il computer penso che ho iniziato a usarlo all'età di quarta elementare, più o meno, per vedere gli AMV di Dragon Ball, diciamo, tutti gli scontri epici di Dragon Ball con sotto le canzoni fighissime, che a me piaceva tantissimo. Comunque sto aspettando troppo tempo, cioè sto rispondendo troppo lentamente. Quando ho iniziato invece a navigare sul web, sì, sempre a quell'età più o meno, per fare sia ricerche per la scuola, sia cazzate del genere, per vedere video su Dragon Ball e One Piece soprattutto, perché boh, mi piace un sacco vedere tutte le cose, quelle cose là che tuttora adesso guardo. Allora, quante ore passi online al giorno? Allora, se rispondo come Mitino, perché lui dice, allora io passo al giorno praticamente tutta la giornata, perché tra Xbox, PS4, giocare al computer, restare anche al telefono soprattutto, perché anche stando al telefono, perché sono connesso a parlare su WhatsApp con i miei amici, a rispondere a tutti voi che mi scrivete su WhatsApp e che mi parlate sul telefono, quindi praticamente tutta la giornata. Se vogliamo invece parlare solo di computer e PS4, ci sto anche lì un bel po', più o meno sulle 4 ore al giorno, perché anche lavorando non è che faccio, non posso aver più di tanto il tempo libero. Allora, quale dispositivo / console preferisci usare? Qua c'è il Maniac, aiuto! Allora, la mia console preferita è ovviamente la PS4, che è quella che sto giocando ultimamente. Tra l'altro ieri è uscito un montage di clip, praticamente quasi tutte su PS4, di Ghost, perché Ghost, cazzo, non l'ho mai detto, cioè non l'avrei mai detto, ma sta diventando uno dei miei COD preferiti. Lascia ancora il Maniac, aiuto! Mentre quali sono i miei videogiochi preferiti? I miei videogiochi preferiti sono quelli che vi porto sul canale, quindi Call of Duty, mi piace anche molto Far Cry 4, GTA 5 e un gioco che è uscito gratis per chi c'ha il PlayStation Plus ultimamente PlayStation Store, che è Rocket League, che veramente mi piace un sacco quel gioco, che penso che tutti lo conoscete perché tutti gli youtuber ci stanno portando dei video, e porterò anche io ovviamente dei video, perché fa morire da ridere sia il gameplay quando ci gioco con i miei amici, sia vedere bla bla bla, non so cosa dire, bla. Allora, che anime / cartoni animati preferisci? Allora, io come ho detto prima, mi piace tanto gli anime tipo One Piece, Dragon Ball, Naruto e basta, non ne seguo altri, non sono uno tipo Jumbo che adesso in questa domanda risponderà dicendo allora Tokyo Toll, tutti i nomi giapponesi della Mitsuka, però io non seguo tanto gli anime, mi piacciono, diciamo, questi qua mainstream che praticamente tutti hanno visto almeno una volta nella vita. Guardi ancora cartoni anime? Sì, guardo One Piece e Dragon Ball Super, che è la nuova edizione di Dragon Ball, li guardo entrambi in giapponese sottotitolati in italiano su siti di streaming. Oddio, ma un nemico questo, io stavo leggendo la domanda, vaffanculo. Vabbè, cosa ne pensi delle persone che diventano cosplay, vanno alle fiere, le convention, eccetera? Sinceramente, cioè, sono indifferente, che vogliono facciano quello che vogliono fare. Io vado là come youtuber, vado a cercare di farmi riconoscere da qualcuno, loro vanno lì come cosplayer per vedere quello che gli piace a loro tramite come si vestono. Ti piace leggere manga e fumetti? Già no, già all'inizio della domanda, ti piace leggere? No. Quali sono le tue serie TV preferite? Allora, mo ve ne citerò un bel paio. Qua l'ha fatto il marker al petto, non so come, la non muore. Ok. Breaking Bad. La vita secondo G-Man, che mi piace vedere tantissimo, però quella non come Breaking Bad, che ho visto, diciamo, le puntate, le ho cercate proprio su internet e le ho viste. Poi guardo ogni tanto anche Big Bang Theory quando capita su Italia 1, e per il resto basta. Cioè, non è che ci sono serie TV che mi piacciono in generale, però se ne vedo qualcuna su Italia 1 specialmente, io continuo a morire, sto gameplay fa cagare, e le guardo e passo il pomeriggio. Dio boh!
Allora, qual è il tuo film preferito? Allora, il mio film preferito non c'è, diciamo, un film preferito. Diciamo che mi piacciono tanto, tanto, tanto i film d'azione, tipo The Avengers, tipo Giustizia Privata, film Io vi troverò, film di questo genere, Taken. Allora, che telefono hai? Allora, io ne ho due di telefoni. Uno è l'S4 della Samsung, che lo uso solo col wifi, lo uso a casa, quindi. Mentre l'altro telefono è l'iPhone 4, che lo uso per chiamare, per ricevere le chiamate e tutto. E quello mi fa cagare. L'S4 io mi trovo abbastanza bene, perché preferisco la Samsung rispetto alla... all'Apple. Cosa ti piace di più della tecnologia? Allora, una cosa positiva e negativa della tecnologia, secondo me, una cosa positiva della tecnologia, che se tu vuoi sapere qualcosa, tac, così cerchi su internet e trovi un sacco di risposte. Un'altra cosa molto positiva è esprimere le proprie opinioni, cioè nel senso che io posso dire quel cazzo che voglio su YouTube, cioè posso fare video su YouTube, posso parlare con tutti voi che siete da tutte le parti d'Italia e d'Italia, però cioè sta cosa è molto comoda, soprattutto per parlare con le persone lontanissime dal mondo. Però il fatto negativo della tecnologia troppo avanzata, che secondo me... la gioventù, cioè i bambini proprio che nascono con il tablet e crescono con il tablet, è una cosa molto negativa. Un altro fatto negativo della tecnologia troppo avanzata, che adesso la gente si limita a parlare online, non si limita più, non c'è più il discorso con le persone che vedi in giro, cioè non c'è più comunicazione in real life. E sta cosa è una cosa molto negativa, perché le persone, uno, non sanno, cioè fammelo un altro hitmarker per favore. Le persone non parlano più, parlano solo dietro uno schermo, ed è una cosa molto negativa. Allora, le 5 persone che voglio taggare, oddio, mi fermo un attimo perché sennò non me le ricorderò mai, sono Rapi, I Cugini del Tubo, Monorit, Marz e Ezamat. Cercate di rispondere a tutte queste domande, che comunque lascerò in descrizione scritte, rispondete. E nulla ragazzi, da giù è tutto, lasciate un bel like, un bel commento. Se questo video arriva entro 400 like entro stasera, domani nuovissimo video, passate dal canale di Jumbo e di Vrat, che anche loro sono stati taggati da Amidino e oggi hanno fatto un video. E ci tengo, diciamo, anche a tra virgolette sponsorizzare loro due miei amici, anche se loro due mi odiano, facci di merda. E nulla ragazzi, il cam di Joe è bellissima, cerco di concludere qua. Ah, un quick scope bellissimo di Joe. E da giù è tutto, bella!